Allora io sono Gino Sprisigo, faccio una dimostrazione di tutte le mie estensioni con le quali a me interessano per navigare, che tanti mari non le conosco. Io per prima cosa queste estensioni le ho. Questa è un'estensione, questo sarebbe NavigaWeb. Andiamo a trovare come funziona. Ecco, da questo NavigaWeb, se voi scrivete NavigaWeb sulla barra degli indirizzi di Google, trovatevi, scrivete, volete, vi manda le email, eccetera, eccetera. Oppure sul web store è la stessa identica cosa. Bene, allora io chiudo qua e andiamo a vedere le estensioni. Questo sarebbe un divulgatore informatico. Andiamo a vedere le mie, andiamo su altri preferiti, qua, estensioni. Queste sono le mie estensioni. Allora, questa, le prime tre Adblock sono per bloccare la pubblicità sia su YouTube, su Facebook, eccetera. Annunci fin questa. Dovrebbe quando le comoda, perché è un po' lunatica, tradurre le pagine che io leggo invece di leggere, lei me le traduce e me la dice chiaramente a voce. Allora, questo applicazione launcher, andiamo a vedere i dettagli se vi interessa, vi giriamo nello store. Naturalmente queste si scaricano sempre dallo store. Ci siamo capiti? Chiudiamo. Andiamo ancora su estensione. Questo è Bocolio. Bocolio è un'alternativa. Quando cambiamo cartella, cambiamo pagina, andiamo qua. Se installiamo Bocolio, io la metto attiva, comunque è attiva. Cliccando qua, cambiamo pagina. Io ad esempio ho applicato questa momentaneamente. In caso contrario, ho tutte queste qua. Come si vede? Le ho tutte sulla pagina estesa. Avanti, questa serve per ascoltare le email. Ogni volta che arriva un'email, questa me l'ha detta praticamente dal computer. Io, se navigo nel computer, questa mi detta l'email che mi è arrivata. Questa è, andiamo sui dettagli, vediamo nello store. Chrome Web Store Launcher sarebbe questa, la chiudiamo, sarebbe questa, che poi si continua a navigare naturalmente dentro. Ok, chiudiamo, andiamo avanti con l'estensione. Questa è per navigare col tasto destro, la strisciata invece di cliccare. Questa serve, l'ho disattivata perché già ce ne ho altre di attive. Serve per cambiare i colori di Facebook. Questo è il bottone del download, ne ho due, questo è attivo. Cosa serve? Invece di andare qua sotto i download scaricati, foto, eccetera, eccetera, lo cliccate qua e andiamo qua. Andiamo nelle cartelle, ecco come funziona. Io chiudo e andiamo avanti. Torniamo su estensioni. Questo è Fabulous. Creatore di colori di Facebook, praticamente. Andiamo nei dettagli, visualizza nello store. Allora, io l'ho aggiunto, come si vede, voi lo aggiungete, eccetera, eccetera. Naturalmente queste basta leggere le scritture e andare sempre sulla pagina di Google principale e scrivere questo Fabulous tema Facebook tema creator. Ok. Andiamo avanti.
Questa è la stessa identica cosa. Questo è molto interessante, like button. Vediamo i dettagli. Con questa estensione, una volta che l'avete cliccata qua, aggiungi, con il tasto destro, come vedete, questo sarebbe like button, eccolo qua. Praticamente se io vado giù, clicco e apro e praticamente non faccio altro che copiare e mettere sulla pagina Facebook la mia stessa cosa. Io ad esempio faccio, la condivido e vi mostro dove. Chiudo. Allora vado sulla mia pagina di Facebook, vediamo se è arrivata. Eccolo qua. D'accordo? Bene. Torniamo su estensioni. Questa serve per cliccare sulla pagina Facebook al posto delle fotografie, vi parte, vi visitiamo nello store. Naturalmente voi scrivete sempre questa Facebook Photo Slides Off. Allora andiamo a vedere come funziona una volta applicata. Oddio, giro, andiamo qua. Ecco, a questo punto vi sto mostrando, qua vedete la mia pagina Facebook, andate su foto una volta installato. Eccolo qua. Ok, potete ingrandire. A questo momento io chiudo, stoppo e avete capito a cosa serve. Allora, attorno ancora su l'estensione, non ci sono più. Ok, ma ogni modo vado qua ancora. Estensioni. Eccole qua. Siamo bene, intanto queste ve le consiglio, io ne ho scaricate diverse, parecchie, tante sono attive e tante sono disattivate in quanto non mi servono più di tanto, le attivo quando mi servono. Avvisi Gmail, mi fa un clic quando arriva un'email, Google Traduttore, questo è molto interessante, queste sono impostazioni e la barra dell'impostazione invece di andare qua. E vai su altri strumenti, impostazione, eccetera, eccetera. Io ad esempio l'ho qua, non mi dire, eccole qua, impostazioni. Bene, andiamo avanti ancora. Quello che voi vedete, in modo particolare con la spunta, lo potete disattivare e anche eliminarlo volendo, eh. Questa sarebbe la famosa estensione che vi ho detto all'inizio. Andiamo su dettagli, visualizza nello store. Naturalmente voi scrivete sempre la pagina di Google. Naviga web, questo come vedete qua. www.navigaweb.net, ok, perfetto. Ecco, questa è l'estensione nella quale io faccio i video che appaio nella schermata solo. Questo sarebbe Send link B-mail for Gmail. Ok, adesso vi spiego, questo è il sito Boomhacker. Questo è il famoso Bocogli Speedial, che io ho installato e poi ve lo cercate e ve lo provo. Provate a navigarci. Allora, questa serve per navigare nei siti internazionali dove sono proibiti, sono bloccati per l'Italia. Con questa, una volta che l'abilitate, andate sull'America, Russia, Cina, eccetera, eccetera. È un passatempo.
Questo serve una volta attivato, ogni volta che visitate una pagina vi dà o il bollino verde se è buono o arancione se è rosso se non lo potete entrare, vi dice no, non entrate. Bene, allora a questo punto vi voglio far mostrare questa che è importante, Send. Per mandare le email io l'ho disabilitata perché ne ho più di una e vorrei mostrarvi come si fa. Con il tasto destro io voglio cliccare, l'ho già qua in cima, volendo, ma lo prendo qua, clicco qua, mando l'email, si apre la mia Gmail. Allora a questo punto, visto che io me la mando da solo, me la mando a me stesso, ma potete mandarla a qualsiasi altra persona. Io la invio, il messaggio è stato inviato. Adesso vado su, vabbè, le ho qua le estensioni di Gmail. Andiamo su Gmail, apro. Come si vede qua mi è già arrivata Gino Sprecico YouTube, eccola qua, ore 20 e 29, ora sono le 20 e 30, quindi il perfetto orario. Apriamo. Ecco, io tramite email, io ho aperto la mia Gmail e mi sono scaricato sulla Gmail la mia pagina YouTube. E da qua posso navigare tranquillamente quanto mi pare. Chiaro il discorso? Tendenze, guardiamo, io non sto navigando su YouTube praticamente, una volta questo è dato. Bene, io direi basta, chiudo. Io sono Sprecico, eccolo qua. Questa è una delle mie pagine, una pagina che ho bloccato, no, l'ho bloccata, ho perso la password. Comunque, questa è la mia normale. E chiudo qua. Vi lascio. Allora, ad esempio, il tasto destro, come si vede, like button, qua serve per condividere e condividere su qualsiasi amico, gruppo che volete, la mia pagina Facebook completa. Io l'annullo, esco, naturalmente mi dice esci, basta, finito tutto. Chiudo, un saluto a tutti. Ecco, questo sarebbe un altro tasto che io invece di scorrere, scorro così. Bene, ciao a tutti da Gino Spriccino. Ok. Oggi è il 1° di marzo 2016, sono le 20 e 32 minuti. Ciao a tutti.